chiami Adam o Masina? Io mi chiamo Adam di nome e Masina di cognome. Come si ci sente al Dall'Ara? Al Dall'Ara si sente bene perché io non so se voi avete già avuto la possibilità di fare raccata palle. Quando avrete questa possibilità qui comincerete un po' a assaporare l'ambiente stadio, essere in campo e sapere che c'è gente fuori che è venuta a vederti è veramente molto molto bello. Quando giochi al Dall'Ara ti fanno giocare titolare o in panchina? Per fortuna quest'anno al Dall'Ara le ho giocate tutte tranne la Coppa Italia, quindi sono fortunato. Quante partite avete perso? Troppe. Sapresti come si quando si riprende Verdi? Allora, si riprenderà sicuramente nell'anno nuovo. Speriamo prima possibile perché un giocatore come lui ci serve e arriva presto comunque. E di cosa si parla negli spogliatoi? Beh, negli spogliatoi si parla un po' di tutto. Ovviamente quando arriviamo, naturalmente l'allenamento e della partita, magari se abbiamo appena finito di giocare. E nel post allenamento magari invece si svaga un pochettino e si parla un po' di tutto, come voi parlate, non so, della scuola, di quello che avviene a scuola, noi parliamo un pochettino di quello che avviene fuori dal campo. Quindi, diciamo, da amici, fra amici si parla proprio come se fossimo tutti amici. Qual è il giocatore più forte che hai giocato contro? È Bruno Perez, quello che adesso gioca alla Roma, terzino destro della Roma. Qual è il consiglio che ti dà Donadoni spesso? Quello di giocare con tranquillità e soprattutto con tanta personalità. Nelle partite di campionato come ti senti? Ti senti un po' spaventato? No, non bisogna mai spaventarsi perché la cosa bella del calcio è che è un gioco ed è la cosa più bella del mondo. Io credo che tutti sognano di giocare un giorno a questi livelli, quindi non è inutile spaventarsi per una cosa che può creare solo piacere.